Salve a tutti, siamo all'open house della 2C Grafica qui a Roma Spinaceto. Ho vicino a me l'amico Uber. Ciao a tutti. Meglio conosciuto nel forum come Squeegee, che significa spatolina. E niente, volevo semplicemente dire ad Uber se ci poteva presentare in qualche maniera quali sono gli strumenti che un bravo applicatore deve conoscere e quale uso ne deve fare. Squeegee, no? La spatolina. Io uso tendenzialmente sempre questa perché mi permette di avere sia il lato duro che il lato in feltro morbido, quindi non ho altre spatole a disposizione, ne ho una sola per tutto. Il cutter con una lama a 30 gradi mi permette di eseguire dei tagli più precisi. Da notare naturalmente il cinturone di il marsupio che con le calamite che ci permettono di fissare il materiale, e il termometro, importante per sapere la temperatura della superficie che noi andremo a decorare prima di iniziare a lavorare, e poi per fissare il materiale. Sicuramente serve anche un phon professionale, uno spruzzino con acqua e sapone. Allora, percentuale d'acqua e sapone al solito, perché è una delle domande più frequenti. Diciamo un tappino in mezzo litro, un tappino di sapone. Sapone neutro comunque, neutro. Il Johnson Baby Shampoo. Baby Shampoo, perfetto. Giusto? Tutti quelli. Per fare pubblicità. Servono poi i prodotti per pulire, perfetto, le superfici. Avery consiglia questo prodotto. Surface Cleaner. E servono i guanti per poter poi modellare il PVC. Cosa hanno in particolare i guanti? I guanti sono senza cuciture, uh-huh, e quindi non hanno impedimenti quando noi andiamo a toccare il PVC con le dita. Perfetto. Questi sono i minimi, la minima attrezzatura che serve. Poi si può andare più nello specifico quando entriamo nello specifico di alcune applicazioni. Perfetto. Alcuni indicavano per esempio la ginocchiera, e Uber naturalmente c'ha i pantaloni già con la ginocchiera annessa, e questi sono da applicatore professionista come lui d'altra parte. Comunque anche una ginocchiera di qualsiasi tipo va benissimo. Per non farsi male. Questa è la prima puntata, domani facciamo la seconda direttamente sull'automezzo, così fai vedere qualche trucchetto d'applicazione. Ok, a domani. A domani, grazie.